Voilà, ciao ragazzi, benvenuti all'aggiornamento delle 19. Allora, oggi in pratica abbiamo sistemato per bene il frutteto, nel senso che gli abbiamo appunto cambiato l'olio e anche il filtro dell'olio. Abbiamo pulito il filtro dell'aria che era qua sotto e cioè questo qua proprio si vede anche. Cosa? Dove? Lì dove? Qua. Se vuoi, vabbè, spiegalo te, dai. Ma l'ho appena detto. Il sedile hai fatto? No, il sedile. Ah, del sedile gli vuoi spiegare, va bene? Dai, spiegagli. Perché come vi ho detto ieri, in pratica il padre appunto ha tirato via il sedile, l'ha pulito bene, riverniciato. Qua dietro c'è il casino, c'era. Cosa c'era? Tanto sporco. Tanto sporco? L'ho pulito, c'era il sedile rovinato, il sottosedile, non ho la cuccetta, qua sotto, aveva, quindi quando sentite il sedile che vi è spostato da una parte, vuol dire che sotto c'è una parte rovinata, allora mi sono accorto che qua dove la parte dove sforza di più, questa qua si era proprio staccata completamente, questa lametta qua. In più si era anche levato quel cuscinettino che c'è dentro lì. E ormai si era rovinata anche il perno che teneva. Quindi ho sistemato il perno, ho messo una lametta nuova, l'ho saldata. Adesso mi manca il colore da finire a pitturarlo. Comunque andiamo a prenderlo. E l'ho pulito bene. E poi mi sono trovato questo supporto qua, vedete, siccome lì non si apre tante volte, è il supporto delle leve del sollevamento che va attaccato qua, va attaccato lì, vanno infilate qua dove fanno il movimento. E intanto è consumato un posto qua, quindi sballano un po', e poi qua era ormai da cambiare, disfatto. Sì, sì. Allora l'ho ordinato la Melve perché non ce l'hanno questo qua e arriva la settimana prossima. Quindi il sedile dopo va fissato dove? Qua sopra. In più gli ho messo anche questi due rinforzi perché mi sono accorto che qua c'ha delle piccole crepe. Allora saldare qua non era opportuno, se no bisognava smontarlo tutto il parafan che era un lavoraccio. Allora gli ho messo intanto un rinforzo più esterno del sedile, che così, perché se si stacca qua queste parti qua incominciano a ballare, che si staccano, era buttare via tutto. Ecco, sì, dico, il sedile dopo si fissa dove? Qua sopra? O quella parte sotto questa? No, è sopra, va infilato come quello della macchina. Sì, lì e ti muovi. Sì. Però ho dovuto smontarlo tutto perché non so, hai fatto anche le riprese con la GoPro, sono venute bene, devo ancora guardarle io. Non penso. No. Perché quando io faccio un lavoro non posso anche parlare. Io sono immerso nel lavoro, non riesco anche a concentrarmi in altre cose. Ecco. Vabbè. Sono concentrato esclusivamente sulla cosa che sto facendo. Ecco. Allora vabbè, guarderò io, insomma. Guarderò io se è venuto bene il lavoro oppure no. Inoltre, vabbè, dopo quindi aver sistemato il sedile, aver cambiato l'olio, pulito il filtro dell'aria, l'abbiamo anche ingrassato alla fine, insomma. E un'altra cosa che dovremmo fare, però non so se la facciamo oggi, è andare a mettere le luci, queste qua. Ecco, dobbiamo andare a mettere queste luci luminose qua vicino, là dove c'erano quelle di ieri, sì? Sì, abbiamo quelle là, le mettiamo qua. Guardate qua, 40 euro di spesa di uno però. No. Come no? Di tutti e due? 40 euro più? Più cosa? Più? Ah, più 35, 36. Allora, ecco, fai 76. Per 30% meno. Vabbè. L'operazione del padre. Allora adesso stiamo andando a mettere le luci.
Vediamo se si vede qualcosa qua dal cellulare, perché ormai c'è abbastanza buio. Adesso come fai a metterle giù queste qua così? Le fermiamo lì sul gessomino. A caso? A caso, non te che altro modo da fermarle. Comunque non è che sia un punto dritto. Speriamo che vengano bene, perché non so se lo sapevate, non ve l'avevo mica detto ieri, no? E qua ci sono già, aspettate che accendo il flash che forse si vedono. Proviamo, dai. Ok, vedete adesso quel flash si vedono, c'erano quelle vecchie queste qua. No, vecchie, le abbiamo messe su. Sì, vabbè, quelle che avevi già messo su, insomma, però. Cioè, quelle in pratica le avevano messe, ma non sono belle da vedere. Sono troppo strette. Vado a prenderle. Se, intanto lasciamole lì. E dobbiamo tirar giù queste e sostituirle. Yeah. Dove le vuoi mettere queste qua adesso? Boh. Non lo sai? Dai, là davanti all'appartamento, va bene sul poggiolo. Ah, nell'appartamento? Sì. Ah, che c'hai la tuta che riflette, riflettente, al flash. Ti si vede anche di notte. Posso andare in giro in bici, come vedi? Sì, c'hai quelle strisce lì laterali potenti. Nel video le vedi molto fosforescenti. Catta rifrangenti. Adesso bisogna tenerti. Intanto mettiamole. Aspetta che alzo anch'io. Mettiamole da una parte, che non ria una macchina che non prima. Non toccare, sei qui, eh. Quanto sono costate queste? Non so. 20 euro di. Beh, no, tanto. Dai, giù. Continui ad andare in là. No, ma lasciale, mettili su di stile. Se no le sentigna. Si vede poco ormai, ragazzi, qua. Provo a mettere il cellulare sul treppiede e vedere se riesco a registrare qualcosa. Poi vi faccio vedere sicuramente l'effetto finale, comunque. Quante sono queste? Tantissime. 7 metri. E a larghe quanto? Dovrebbe essere 1,50. Cioè arrivano fino sotto. 1,50. Se le metti qua arrivano fin qua. Insomma, non proprio fin sopra e sopra. Quasi. Adesso vediamo. Venitele a far progetti di robe che non sono mie. Non lo vedo, mio amico, come ero fermato qui così. Sì, gira. Ecco. Questo qua lascialo. Che è il filo, penso. Metto giù il cellulare, però. Sì. Sennò fermo un aggruppamento. Adesso in pratica ogni luce è attaccata con questo qua, tipo quello dei biscotti, del tanker. Bisogna aprirli tutti. Tutti quanti fino in fondo. Sotto la pioggia. Disastro. Va bene, dai, adesso iniziamo. Vedete. Ogni luce così. Ogni luce? Sì, ogni luce, te l'ho detto. Vai, tira. Sei sicuro che è l'ultimo lì? Sì, è l'ultimo. Dopo c'è quello che inizia a andare giù. Non so, vabbè. Allora, ragazzi, ci siamo quasi riusciti. Ho tutte le mani bagnate, però siamo quasi riusciti a sistemare le luci, insomma. Adesso però bisogna andare a prendere la prolunga per vedere il risultato finale, perché non so se come venga l'effetto, insomma. Comunque dovrebbe venire bene, perché alla fine arrivano quasi fino in fondo. Piove, adesso ha iniziato a piovere anche. Aria, dove sei andato? Cosa fai, ti stiracchi? Un rubacchione.
Allora ragazzi, sono tornato perché ormai c'è troppo buio, in più con la pioggia non è il massimo, visto che sono anche stato non troppo bene negli ultimi giorni, come sapete. E quindi vabbè, per oggi non vi farò vedere il risultato finale, ve lo farò vedere domani magari, se finiamo di mettere su ste luci, insomma. E perché oltre a quelle che stavamo mettendo adesso, dobbiamo mettere un secondo pacco di luci, questo qua, che servono per coprire fino in fondo, fin dove finisce l'autobloccante. E quindi avremo da fare anche domani altri 7 metri. Questi qua quanti erano? Non so, che avevamo messo quelli più. Ah, 5 metri abbiamo messo adesso, poi abbiamo da mettere i 7 invece. Quindi ci abbiamo ancora un bel po' da fare. Va bene, dai, più che altro perché ci si mette tanto a aprire tutte le lucette lì. Ecco. Va bene, dai, ragazzi, io vi saluto. Buona serata a tutti. E fatemi sapere cosa avete fatto anche voi, insomma. E poi, se volete, come vi dicevo, su Instagram probabilmente caricherò il reel dove abbiamo sistemato il frutteto. Quindi, se avete Instagram, vi aspetto anche lì. Però, ovviamente, cioè, lo caricherò tipo domani o nei prossimi giorni, il reel. Buona serata!